Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Risveglio invernale sull'arco alpino stamani con la neve che è caduta anche copiosa, oltre i 1500 metri di quota tra Trentino Alto Adige e montagne venete. Qui siamo a Colfosco, in Alta Badia, dove sono caduti attorno ai 30 cm di neve fresca nella giornata di ieri. Paesaggio veramente spettacolare, bellissima questa immagine che ci arriva dalle nostre Dolomiti. Andiamo anche sulle prealpi venete, in altopiano di Asiago, la neve ha fatto la sua comparsa oltre i 1700 metri di quota, qui siamo a Monte Verena, attorno ai 2000 metri di quota, bufera di neve con temperature sotto zero nella giornata di ieri. Cosa succede nelle prossime ore? Perché si allontana il minimo di bassa pressione verso lo Ionio, le Adriatiche, ancora fenomeni al centro-sud e parte di Sardegna con clima ventoso. Migliora invece al nord, Liguria, Toscana, con rasserenamenti nelle prossime ore. Poi martedì, pausa più soleggiata al centro-nord, residui fenomeni solo al sud, ma tra mercoledì e giovedì una nuova perturbazione, un impulso di aria fredda in quota dalla Francia si getterà sul Golfo del Leone e darà vita a una nuova zona di bassa pressione con giovedì maltempo soprattutto centro Italia, basso Tirreno e regioni nord-orientali, ancora dei fiocchi di neve attesi in montagna. E poi le temperature, perché dicevo clima fresco, addirittura freddo nelle prossime notti sulle conche interne appenniniche in pianura padana, massime contenute, non oltre i 16-18 gradi mercoledì al nord, addirittura anche al centro-sud non superiamo i 20-23 gradi. A quando miglioramento? Probabilmente in avvio della prossima settimana l'alta pressione dalla Spagna cercherà di agganciare l'Italia con una maggiore stabilità e temperature in aumento. Tutti i dettagli precisi, come sempre, scaricando l'app di Trevi Meteo.